Ciao ragazzi, bentornati. Cos'è il Black Friday? Se ne sente parlare da qualche anno in Italia, si sta espandendo, ma magari tanti non sanno, non si sono incuriositi su cosa sia il Black Friday. Io vi faccio vedere intanto la mia felpa, che già vuol dire qualcosa. Stati Uniti. Stati Uniti perché è una giornata particolarmente importante per il commercio, per gli sconti che il commercio può effettuare ai consumatori. È una vecchissima tradizione degli Stati Uniti che sta prendendo piede anche in Italia, a origine, pensate, dal 1924, quando ci fu una prima anticipazione negli Stati Uniti di vendita dello shopping natalizio. Nata, diciamo, quello fu solamente un preludio a quello che poi esplose negli anni 80, veramente, no? Quindi pensate, le prime origini, le prime ideologie di questo Black Friday risalgono al 1924, quando furono organizzate i primi shopping pre-natalizi. Poi nel 1980 esplose questa tradizione che è il giorno, diciamo, dopo il giorno del ringraziamento degli Stati Uniti, c'è sempre il Black Friday. Adesso anche in Italia, un po' come per Halloween, stiamo prendendo piede anche noi con questi sconti americani. E diciamo, le origini sono però molto antiche. Perché Black Friday? Perché questo nome è il venerdì nero, il Friday nero. Ma Black Friday è un nome che deriva, tanti dicono, dalle strade trafficate americane, quindi traffico nero, quindi Black Friday, oppure i registri sempre in rosso, il periodo del blocco un po' dell'economia, no? Pre-natalizio. Allora, per muovere un po' l'economia, un po' è nata anche questa ideologia americana di far muovere il commercio con gli sconti, così di anticipare un po' i regali di Natale, far già entrare il commercio 2 mesi prima. Quindi anche da qui Black Friday, traffico, registri in rosso, insomma. Può essere tutti e due i motivi o anche altri. Queste sono un po' le motivazioni per il quale ha questo nome. Origine antica, origini statunitensi. In Italia è incominciato qualche anno fa a muoversi qualcosa, quando soprattutto con l'avvento dell'online, parliamo dei grandi e-commerce online, Amazon e Price, tutti insomma i negozi, ma anche le catene fisiche hanno incominciato un po', aggiungendo anche le loro vendite online, a proporre anche in Italia qualcosa di statunitense, insomma di questa festa statunitense. E anche da noi incominciano a muoversi milioni di acquisti, oramai diciamo che sono il 59%, pensate le donne, il 40% gli uomini ad acquistare di più nel Black Friday. Ci sono anche più donne che uomini sul pianeta, un 30%, 40% in più, quindi è logico questo, ma il gentil sesso è molto interessato agli acquisti ed è molto intelligente nell'andare poi, è anche un po' più furbo di noi, no? La donna, in un certo senso, anche sulle offerte, sveglia, tac, se c'è il momento buono, l'acquisto è fatto. Ecco, quindi anche noi ci siamo un po' presi questa abitudine di fare il Black Friday. Conviene, ma secondo me conviene assolutamente sì, è una cosa positiva, assolutamente sì. Muove il commercio, quindi muove denaro e quindi incentiva gli acquisti, i consumatori che possono approfittare di avere prodotti di consumo a un prezzo più conveniente, molto più conveniente, quindi buono per noi. Tutto quello che viene a noi consumatori è buono, muove il commercio in generale, dà posti di lavoro, perché qualcuno anche solo per quei 2 mesi, magari uno che non ha un lavoro in quel momento, può lavorare, può magari iniziare un lavoro che poi può diventare anche definitivo, può essere un aggancio, quindi posti di lavoro, economia che gira, offerte per i consumatori. Quindi io la trovo sicuramente un'iniziativa ottima, che non ha nessuna controindicazione. Tutto quello che è chiaro diciamo, un'occhiata al marketing, anche no? Una pubblicità forte per incentivarci ad acquistare, ci sta, che ci sia anche una convenienza per chi vende, certi sconti sono magari di 20 euro, che Black Friday lo trovo anche su un volantino normale, le offerte però quelle toste, che veramente in questo Black Friday vanno giù pesante, sono sicuramente un'opportunità. Poi c'è anche un discorso commerciale, un discorso di rientro anche per chi vende, perché se io riesco a vendere 1 milione di pezzi di un qualsiasi prodotto a metà prezzo, sicuramente alla fine, al posto che venderne 100.000, ne vendo 900.000 in più, ho un rientro del doppio del fatturato, pur vendendo a metà prezzo, perché muovo il triplo, il quadruplo dei pezzi. Quindi è un discorso commerciale che parte dal commercio in generale. Ecco, questo è Black Friday, secondo me è questo un po' il significato avere del Black Friday, di quello che sono le offerte. Domani è la giornata, il 24 novembre, diciamo. Noi lo chiamiamo venerdì, no? Black Friday in America, dopo il giorno del ringraziamento. E oramai diventa diciamo,
una settimana intera, si partiva dal lunedì questo fino ad arrivare alla domenica, quindi diciamo dal 22 al 27, al 20-27 novembre. Le offerte sono cominciate già da 300-400, domani saranno quelle un po' più pesanti, quindi settimana Black Friday con offerte per 7 giorni, concentrata poi nel venerdì dove arrivano le offerte più forti. Chiaro che negli Stati Uniti la cosa, ci sono file nei negozi di 500 metri. Anche per il Black Friday là è una cosa sentita, vi dico, a origine al 1930, poi esplosa nell'80, quindi là è una roba veramente pesante. Poi là c'è anche 1 miliardo di abitanti USA, quindi è un altro discorso, no? Let's go, come on, come fanno loro. Vabbè, al di là di questo, qua però in Italia stiamo incominciando anche noi giustamente a muovere qualcosa. Secondo me è una cosa interessante anche dal punto di vista delle opportunità di lavoro e del muovere un po' tutto. È uno stimolo anche, no? Diciamo, nel novembre qualcuno vuole fare il regalo di Natale, ecco, vado col Black Friday, tanto oramai manca un mese, lo prendo, lo metto lì, l'ho fatto, lo pago, so, 200 euro in meno, trovo qualcosa che costa 300 euro, lo pago 200, 150 a metà prezzo, fatto. Cioè, interessante. E positivo, e dovrebbe essere anche in Italia più sentito. Vedo che sta ampliandosi questo Black Friday, dovrebbero fare 3-4 volte all'anno questa tipologia di eventi, diciamo, di consumo scontato, di vendita ai consumatori scontate, questi momenti, diciamo, di acquisto con degli sconti interessanti per poter muovere tutta la gestione del discorso della scontistica verso i consumatori. Quindi sicuramente Black Friday promosso e che ne vengano ben altri, e non ho sentito particolari critiche nei confronti di sì, magari c'è sempre quello che si sente, ma lo sconto dov'è? Lo sconto devi trovare te, lo sconto lo devi trovare te, devi andare a vedere quello che veramente costa di listino, meno, meno, meno. Certo, se compri un prodotto che da 299 te lo vengono a 279, lo trovi tutto l'anno. Cercati qualcosa che veramente sia sotto almeno al 30% di sconto, c'è, non tutto. Poi, comunque, ragazzi, 20 euro in meno, sempre 20 euro in meno. Se è un prodotto che non si muove mai da quel prezzo, costa 20 euro in meno, meglio prenderlo a 20 euro in meno. Cioè, il ragionamento poi di base, voi cosa volete, cosa cercate, la vostra disponibilità economica, ce n'è per tutti i gusti. Si parte da 1 euro e a quello che volete, Wish, Amazon, Price, Mediaworld, 1 euro, catene fisiche, catene online, cioè ormai oggi tic, clic, possiamo comprare, non ci lamentiamo perché veramente abbiamo a disposizione dei mezzi che solo 50 anni fa non esisteva neanche la possibilità di telefonarsi da qui a lì a momenti se non pagare, no? Oggi comunichiamo, compriamo in tutto il mondo con un clic, da 2 giorni consegnano, quindi veramente. Non c'è, cioè, per poter gestire questo Black Friday avete tutti gli strumenti già con uno smartphone di 40 euro, un Android di 50-60 euro. Ecco, questo, diciamo, un po' l'origine, quello che è il Black Friday. Io spero di aver fatto cosa gradita con questo video. Tra l'altro, tra poco arriveranno i migliori acquisti di Natale, nuove rubriche. Attenzione, arrivano novità sempre con 4K Tech da Paolo Uguale. Tutto, alle prossime, ciao e grazie come sempre, buoni acquisti.